Allora, vi faccio un piccolo test. Provate a immaginare la percentuale di siti che secondo voi è veramente accessibile a persone con disabilità. Immaginate un numero, una percentuale. Sentito 5, sentito 10, un 2. Ecco, la persona che si è più avvicinata è quella che ha detto 2. E il numero è molto basso, solo il 3,2% dei siti è realmente accessibile. E questo è il tema del prossimo speech, Para UX, la user experience per le persone con disabilità. Facciamo un applauso a Stefano Minoia. È relatore e ieri mi ha raccontato una cosa molto bella. Ha detto: quando sei sul palco a cantare sono tutti pronti ad evidenziare gli errori che fai, quando invece sei sul palco per una conferenza sono tutti pronti ad aiutarti a dare il meglio di te. Quindi facciamogli sentire il nostro calore. Stefano, a te. Vi vedo poco reattivi, è la prima volta che fate il pubblico a una conferenza? Ok, allora mi levo la mascherina, forse, ok. Era un gioco un po' simpatico che mi ero inventato sostanzialmente per farvi entrare un po' nei panni delle persone sorde che si sono ritrovate negli ultimi mesi a dover vivere in pandemia con una situazione in cui era impedito loro sostanzialmente di partecipare alla vita a causa sostanzialmente delle mascherine. Perché voi pensate a una persona sorda che spesso si basa per interagire con gli altri sulla lettura del labiale e si sono ritrovati con la mascherina sostanzialmente che impediva loro qualsiasi tipo di interazione. Ecco, la mia presentazione vuole essere così. Vuole sostanzialmente smuovervi un po' le vostre coscienze e farvi capire come le persone con disabilità vivono la loro esperienza nella vita di tutti i giorni. E parto da qualcosa che è successo 3 settimane fa, quando ero a Milano per una conferenza sugli accessibilità, gli Accessibility Days, e il GRUSP ha anche collaborato in realtà organizzando una serie di webinar insieme ai ragazzi degli Accessibility Days. E devo dire, era la prima volta che partecipavo in presenza, e era la prima volta in sostanza che io mi trovavo da professionista che conosce qualcosa di accessibilità a interagire con persone che hanno disabilità e a vedere come loro svolgono le loro attività quotidiane. Ecco, questa cosa ha cambiato il mio modo di vedere per tanti versi e quindi spero di riuscire a trasmettervi oggi un po' di quella che è stata la mia esperienza. Partiamo quindi da quelli che sono i punti di contatto tra l'accessibilità e l'usabilità, visto che siamo allo UX Day e quindi mi sembra che sia una roba equa. E partiamo quindi con la definizione di accessibilità. Cos'è l'accessibilità? L'accessibilità è la disciplina che studia come creare contenuti, progettare e sviluppare interfacce utilizzabili anche dalle persone con disabilità. Siamo al punto di intersezione tra 3 diversi aspetti, noi ovviamente qui in gran parte siamo, immagino che siate in gran parte designer, ci sono anche sicuramente degli sviluppatori, ma voi tenete conto che finita tutta questa fase, voi prendete il prodotto, lo date in mano a qualcuno che tendenzialmente creerà dei contenuti da inserire, ad esempio, su una piattaforma, su un sito web, eccetera. Quindi, in realtà, l'accessibilità non finisce con quello che fate voi, ma va avanti. Ci tengo qui a sottolineare alcune cose e la prima cosa è che non dobbiamo aver paura di parlare di disabilità. Perché noi spesso abbiamo paura che parlando di disabilità chi ha una disabilità si offenda. Questo non è assolutamente vero, anzi sminuire per modo di dire le disabilità che una persona può avere in realtà probabilmente è molto più offensivo che non riconoscere le disabilità che questa persona ha. E poi l'altra cosa che bisogna tenere conto è che a volte, quando noi ci occupiamo di accessibilità, lo facciamo per tacitare la nostra coscienza. Vi faccio un esempio che non ha niente a che vedere con il web. Quanti di voi hanno visto gli ascensori
sui quali ci sono indicati i piani in braille. Ok, un po' di persone. L'avete visto con il numero in braille scritto sul pulsante, giusto? È accessibile o no una soluzione di questo genere? No, perché nel momento in cui una persona non vedente cerca di leggere il braille, tendenzialmente quello che fa è schiaccia il pulsante e di conseguenza l'ascensore parte. Questa è una soluzione che è fatta per tacitare la coscienza del produttore dell'ascensore, in questo caso. Però vabbè, è un esempio un po' stupido, però permette di entrare sostanzialmente nell'ambito di quello che vogliamo dire. E l'altra cosa che dovete fare, è da cui fare attenzione, è non assumere che le persone che avete di fronte non abbiano una disabilità. Quante persone ci sono in sala che hanno una disabilità? Questa è una domanda un po' così. Io sicuramente sì, ma ci sono altri sicuramente che non lo dichiarano, perché ad esempio la mia disabilità è banalmente questa. Io uso una tecnologia assistiva che è stata inventata, direi 800 anni fa, sicuramente nel Medioevo. Se io mi tolgo gli occhiali, vi assicuro che io non riesco a leggere quello che c'è scritto su quel cartello dall'altro lato della sala. Per cui in realtà questa per me è una tecnologia assistiva e io posso considerarmi, per un certo punto di vista, una persona con disabilità. Ovviamente non è grave come tante altre forme di disabilità che incontriamo o di cui ci occupiamo quando creiamo interfacce, però ovviamente è una cosa da tenere presente. Dopo questa lunga introduzione sull'accessibilità, andiamo nel vivo della vicenda e parliamo di usabilità. Prendiamo qui la definizione di Steve Krug, molto semplice e molto banale, mi concentro in realtà sull'inizio, quando lui parla e dice che usabilità significa fare in modo che una persona con un'esperienza, con una capacità e un'esperienza nella media o addirittura al di sotto della media. Questa è la situazione in cui ci si trova normalmente come professionisti dell'accessibilità nel momento in cui si ha a che fare con persone con disabilità. Sono persone che hanno capacità e esperienze al di sotto della media. Ricordatevi dove è conservato l'utente medio al Bureau International des Poids et Mesures. Quante sono le persone con disabilità? Beh, allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che siano circa 1 miliardo, quindi circa il 15% della popolazione globale. In Italia gli ultimi dati Istat che abbiamo sono del 2019 e dicono che sono circa 3 milioni e 150 mila, pari al 5,2% della popolazione. Ora, queste differenze in percentuali dipendono sostanzialmente dal fatto che tendenzialmente nei paesi più poveri è più facile, tra virgolette, che ci siano disabilità, anche perché la disabilità non è una malattia in senso stretto, ma è una condizione sanitaria dovuta anche al contesto ambientale e culturale in cui una persona si trova. Per cui è più facile, tra virgolette, che in un paese a reddito più basso ci siano tendenzialmente più persone con disabilità. La questione fondamentale dov'è è che in realtà questi dati qui sulle disabilità non tengono neanche in considerazione di tutto, perché noi abbiamo disabilità permanenti che sono quelle più comuni, quelle cui pensiamo nel momento in cui pensiamo a una disabilità, ma ci sono poi disabilità temporanee e disabilità situazionali. Faccio un esempio per chiarire. Immaginiamo di avere una persona che ha un arto superiore amputato. Questa evidentemente è una disabilità permanente. Quella persona non potrà usare l'arto superiore che non ha. Però è difficile che una persona venga amputato un braccio. È molto più facile che una persona se lo rompa il braccio. Questa è comunque una disabilità, perché per un certo periodo di tempo quella persona non potrà utilizzare l'arto che si è rotto. E giusto per avere un'idea dei numeri, negli Stati Uniti ogni anno ci sono circa 26.000 amputazioni di un arto superiore e ci sono circa 13 milioni di persone che si rompono un braccio. Per cui, per avere un'idea del fatto che non stiamo parlando di numeri piccoli, stiamo parlando di numeri consistenti. Trascurare l'accessibilità significa perdere una grossa fetta, anche, vogliamo dirlo, di mercato. E poi ci sono tutte quelle che sono le disabilità situazionali. Ad esempio, un papà che tiene in braccio la propria bambina, in quel momento non può utilizzare il braccio per fare qualcos'altro. Per cui anche in questo caso possiamo parlare di disabilità. E qui è proprio il punto di contatto, tra virgolette, tra l'usabilità e l'accessibilità. Ma quando parliamo di accessibilità, noi di solito quello che ci concentriamo è sulle disabilità permanenti. Perché questo? Perché
studi hanno dimostrato che in realtà progettare o sviluppare interfacce per le persone con disabilità permanenti permette di migliorare in generale l'esperienza utente di chiunque, anche delle persone senza disabilità. Noi fortunatamente siamo in Italia, che è in Europa, e l'Europa ha creato degli standard europei di accessibilità digitale, che sono specificati in questo standard, che è l'EN301-549, che contiene sostanzialmente le linee guida che devono essere seguite per la produzione di qualsiasi oggetto digitale, dove per oggetto digitale io parto dal sito web, che è quello di cui io di solito mi occupo, i documenti anche che non sono caricati sul web, gli hardware, i software, le postazioni che devono essere utilizzate dalle persone con disabilità quando usano un hardware, e così via. È uno standard che è molto completo e che vale la pena di leggere, secondo me si può trovare anche su internet. Non è necessario leggerlo tutto, ma vi dico perché può valere la pena di leggerlo. La cosa che a me che è molto interessante di questo standard è che in realtà va a prendere, proprio copia e incolla, tra virgolette, alcune linee guida internazionali che sono state sviluppate dal World Wide Web Consortium, quindi il consorzio che si occupa della gestione sostanzialmente degli standard su cui funziona internet, e quello che viene incorporato sono le linee guida sull'accessibilità dei contenuti web, proprio pari pari, per cui così sono nella linea guida del World Wide Web Consortium, così sono all'interno della direttiva europea. Esistono altre linee guida internazionali per quanto riguarda l'accessibilità, ce n'è una che riguarda gli authoring tools, quindi gli strumenti che vengono utilizzati dagli utenti per creare contenuti. Banalmente stiamo parlando di creazione di una recensione su un sito di e-commerce, che quindi deve essere accessibile sia come utilizzo, quindi l'utente che scrive la recensione, ma deve essere leggibile anche dalla persona che poi dopo visita il sito e vuole leggerla la recensione. E poi ci sono le User Agents Accessibility Guidelines, che sono le linee guida che servono ai browser per fare in modo che i contenuti creati secondo le altre linee guida vengano effettivamente esposti correttamente agli utenti. Chiudiamo un po' questa parentesi legislativa dicendo come sono gli obblighi di legge relativi all'accessibilità. Allo stato attuale tutte le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rispettare la direttiva europea che vi ho indicato sopra. Dal 28 di giugno di quest'anno, quindi stiamo parlando di 2 settimane e mezzo da oggi, tutte le aziende che hanno un fatturato superiore a 500 milioni di euro dovranno rispettare la stessa identica normativa. Dal 28 di giugno del 2025, quindi 3 anni, 2 settimane e mezzo, tutte le aziende, a esclusione delle microimprese, quindi delle aziende con meno di 10 dipendenti o 2 milioni di euro di fatturato, dovranno rispettare questi stessi standard. Quindi non stiamo parlando di cose che sono avulse anche dalla realtà, tra virgolette, ma stiamo parlando di obblighi di legge, con penali che possono arrivare fino al 5% di fatturato delle aziende. Però vi potete dire, siamo a una conferenza di UX perché vi sto parlando di normative, di direttive europee, eccetera, eccetera. Perché la direttiva europea è scritta, secondo me, in maniera molto intelligente per quello che facciamo noi. Perché in realtà parte da quella che è la user experience delle persone con disabilità. E quindi tutte le direttive europee si basano sostanzialmente sul concetto di prestazione funzionale della tecnologia digitale. In base a questa, sostanzialmente, l'idea è che le tecnologie devono consentire alle persone di localizzare, identificare e utilizzare le funzioni delle tecnologie stesse e di accedere alle informazioni fornite indipendentemente dalle loro capacità fisiche, cognitive e sensoriali. Localizzare, identificare, utilizzare le funzioni e accedere alle informazioni. Questa è user experience, non è niente di più. Semplicemente andiamo a concentrarci su quelle che sono le necessità delle persone con disabilità. Giusto per capirci meglio, questo è un esempio. Ad esempio, se abbiamo una tecnologia che prevede una modalità di funzionamento visiva, la stessa deve prevedere almeno una modalità di funzionamento non visiva. Cioè, ad esempio, se io ho un'interfaccia, ad esempio, come quella del Bancomat, quindi è un'interfaccia puramente visiva, perché io ho soltanto lo schermo a disposizione, deve esserci in realtà la possibilità di utilizzare il Bancomat in maniera assolutamente equivalente anche da una persona non vedente.
Quindi, ad esempio, ci deve essere l'attacco perché possa infilare dentro le cuffiette con cui sentire l'interfaccia. Tornando quindi ancora una volta, l'idea fondamentale che sta dietro la direttiva europea è quella di esperienza utente equivalente. Agli utenti con disabilità deve essere garantita un'esperienza utente equivalente, sia a quella degli utenti senza disabilità, ma anche a quella degli utenti che hanno una disabilità diversa. E questa è una cosa interessante perché a volte capita di avere bisogno di progettare interfacce diverse per persone con disabilità diverse. La direttiva europea fa riferimento sostanzialmente, classifica le disabilità in base a 5 tipologie, le vediamo velocemente. Le prime sono le disabilità visive, quindi va a prendere in considerazione i bisogni delle persone prive di vista, delle persone con visione limitata e delle persone senza percezione del colore. Sono 3 tipologie di disabilità visive diverse che richiedono attenzioni diverse. I bisogni di una persona cieca e i bisogni di una persona ipovedente in generale sono diversi e la direttiva ne tiene in considerazione. Stessa cosa per quanto riguarda le disabilità uditive, per cui abbiamo i bisogni delle persone senza capacità uditive, le persone sorde, come vi ho fatto vedere io all'inizio, e abbiamo anche quelle delle persone con capacità uditive limitate. Dobbiamo andare a considerare i bisogni delle persone che hanno disabilità vocali, quindi di nuovo senza o con capacità vocali limitate. Le persone con disabilità fisiche. Qui la situazione diventa un po' più complicata. Abbiamo le persone che hanno una forza limitata o una limitata capacità di effettuare movimenti fini. Ci sono le persone che hanno una ridotta mobilità e ci sono le persone, diciamo, soggette alle crisi epilettiche. Qui non è che l'epilessia sia una disabilità fisica, viene classificata tra le disabilità fisiche perché gli effetti principali di questa disabilità sono di tipo fisico. Per cui possiamo far rientrare all'interno di questa categoria anche, ad esempio, i disturbi vestibolari, quindi ad esempio il mal d'auto o il mal di mare, giusto per capirci. E poi c'è quella grossa categoria di disabilità che sono le disabilità cognitive. Quindi le persone che hanno capacità cognitive limitate, difficoltà linguistiche o disturbi dell'apprendimento. Questa è una categoria molto vasta, con richieste molto diverse. Ci tengo solo a puntualizzare una cosa sulle difficoltà linguistiche. Una difficoltà linguistica è una disabilità temporanea dovuta a una difficoltà linguistica può anche semplicemente essere che voi andate in uno stato estero in cui non parlate la lingua. E io che settimana scorsa in realtà sono stato sia in Germania che in Portogallo e mi sono trovato a dover comprare i biglietti dei mezzi in tedesco in Germania e in portoghese in Portogallo senza conoscere né il tedesco né il portoghese, vi posso assicurare che è un'esperienza interessante, diciamo così, soprattutto quando si forma la coda dietro della gente che magari deve prendere il treno. Tutto questo come ci aiuta nel nostro lavoro di user experience researcher o designer? Ecco, ci sono 3 modi diversi. Una prima cosa è partire dalle persone con disabilità e andare a costruire delle personas. Quindi andare a sviluppare delle persona con disabilità e creare delle user story relative a queste persone che possano essere utilizzate per progettare e testare le interfacce. Questo ovviamente è un mestiere, una cosa un po' complicata, magari da implementare in tutti i giorni, perché non sono proprio magari il main target del lavoro che noi facciamo normalmente, però diciamo che può essere interessante, perlomeno come esperimento, provare a fare un lavoro di questo tipo. Questo è un lavoro che principalmente fanno poi dopo gli accessibility specialist in realtà. Però diciamo che chiunque, tra virgolette, può introdurre questa cosa. Una cosa più semplice, in realtà, è di andare a creare delle user story in cui siano presenti delle disabilità situazionali. Prima ero nel cortile, ho tirato fuori il cellulare, fortunatamente è uscito un po' di sole e quindi il risultato è che ero con lo schermo del cellulare e vedevo molto poco in realtà, perché se c'è molta luce e l'interfaccia non ha molto contrasto, in realtà è molto difficile vedere lo schermo. Per cui in realtà a Stefano, a cui piace stare all'aperto e piace guardare le notifiche del cellulare, ha bisogno di un'interfaccia con un elevato contrasto per poter leggere il cellulare, anche se magari non è così facile. Se poi aggiungete a questa cosa che a me piace tenere il contrasto basso per risparmiare la batteria del cellulare, diventa veramente un delirio.
Però effettivamente questa è una situazione. Per cui provate a inserire delle user story in cui gli utenti si trovano in una situazione di disabilità temporanea. E infine, l'ideale sarebbe fare user testing con persone con disabilità. Ora, questa è un'operazione che sicuramente so essere complicata, perché ovviamente è un'operazione che è anche costosa, però quello che tutti possono provare a fare è provare a navigare un'interfaccia come lo farebbe una persona con disabilità. E quindi, tra virgolette, fare i test di usabilità come quelli che dice Steve Krug, fatti in casa. Niente di più, niente di meno. Ora, ci sono due cose da tenere in considerazione quando proviamo a fare user testing come una persona con disabilità. La prima è che tutti navighiamo allo stesso modo. Per cui se avete presente la storia per cui noi costruiamo le interfacce in cui le persone partono dall'angolo in alto a sinistra e poi dopo cominciano a scorrere in questa maniera, la pagina, e tutti sappiamo che questo sistema non funziona per le persone senza disabilità, non funziona per le persone con disabilità. Anche le persone con disabilità hanno tutta una serie di meccanismi che possono sfruttare nel momento in cui arrivano, ad esempio, su una pagina web, per capire se il contenuto della pagina è quello che cercano o non è quello che cercano. Se non è quello che cercano, fanno quello che fa chiunque, prende e torna indietro. Abbandona il vostro sito e avete perso una conversione. L'altra cosa da tenere presente è che anche tra le persone con disabilità in realtà esistono i cosiddetti power users, cioè quelli che hanno molta dimestichezza con gli strumenti informatici e quindi magari sono in grado di fare una marea di cose molto più e magari molto più rapidamente rispetto a quello che siamo in grado di farne voi. Andate a cercarvi magari qualche video su internet di una persona cieca che usa uno smartphone o un computer utilizzando uno screen reader e vedrete la velocità con cui queste persone sono in grado di esplorare le interfacce. Perché sono abituati sostanzialmente a leggere o a sentire lettere e interfacce in una maniera molto rapida e quindi a avere una quantità enorme di informazioni rispetto a quella che anche noi riusciamo ad avere. Ma quindi come si fa a fare user testing per l'accessibilità? Andiamo a vedere un po', torniamo di nuovo indietro alle categorie che abbiamo visto prima della normativa europea e vediamo un po' le caratteristiche. Partiamo con le persone non vedenti. Per cui in questo caso di che cosa hanno bisogno le persone non vedenti? Le persone non vedenti in generale hanno bisogno di utilizzare uno screen reader, di effettuare navigazione da tastiera. Volete la slide? Vabbè, vi do anche la slide. Hanno bisogno di uno screen reader, di solito effettuano navigazione da tastiera, perlomeno se sono su un computer fisso, e quello di cui hanno bisogno tendenzialmente sono una struttura dei titoli costruita in maniera intelligente. Qui la butto un po' sul lato sviluppatore, che così, perché è un po' quello di cui io mi occupo anche. Hanno bisogno di link che siano significativi all'interno del contesto, per cui se in una pagina avete 10 link con scritto clicca qui, quello è un problema di accessibilità, perché clicca qui per fare cosa? Continua a leggere cosa? Se ne avete 10, immaginate un blog. Hanno bisogno di una struttura della pagina con delle regioni ben definite e di forme che siano strutturati in maniera logica e che sia utilizzabile. Un po' più in dettaglio. Gli screen reader sono dei software che leggono quello che è presente sullo schermo. Possono essere inclusi nei sistemi operativi, ci sono alcuni sistemi operativi che lo includono, ad esempio macOS, piuttosto che anche Windows o Android, e ci sono anche dei software standalone, che possono essere o a pagamento o gratuiti addirittura. NVDA, che è l'ultimo citato in basso, è uno screen reader per Windows, open source, per cui voi potete andare sul sito di NVDA, scaricarvelo e provare a navigare una pagina come farebbe una persona cieca o ipovedente. Seconda cosa da fare, la navigazione da tastiera. Qui vi ho fatto un elenco sostanzialmente dei tasti che possono essere utilizzati per fare vari tipi di interazione. Diciamo che già un buon punto di partenza è semplicemente utilizzare la prima cosa, il tasto tabulazione. Voi aprite un sito web da computer, cominciate a premere il tasto tabulazione e verificate se in questa maniera riuscite a raggiungere tutti gli elementi interattivi della pagina. Quindi i link, i buttons, eccetera, eccetera. Se ci riuscite, vuol dire che l'interfaccia è accessibile, se non ci riuscite, lavorateci sopra. E l'altra cosa importante è che tutte le volte che tabulate deve essere chiaro qual è l'elemento che state tabulando. Quindi ho prima sentito
sentito esempi in cui si parlava di interfacce in cui si va a definire lo stile active, lo stile over. Non dimenticatevi lo stile focus, che è esattamente questo, lo stile degli elementi nel momento in cui acquisiscono il focus, quindi nel momento in cui ci arrivo sopra con il tasto tabulazione. Le pagine devono avere una struttura logica. Devono avere un titolo, tendenzialmente indicato con un tag H1, e poi eventualmente il contenuto strutturato con dei sottotitoli, tag H2, altri sottotitoli col tag H3, senza saltare niente, senza utilizzare i tag per dare un aspetto grafico, cosa che succede purtroppo troppo spesso, e questo sicuramente già aiuta, perché ad esempio le persone, ad esempio un utente che usa NVDA, premendo il pulsante H della tastiera, scorre l'elenco dei titoli della pagina. E in questa maniera uno si fa l'idea di che cosa c'è all'interno di quella pagina. Mi interessa? La leggo. Non mi interessa? Vado via. Non riesco a capire come è fatta la struttura dei titoli? Vado via sicuramente. Le regioni. Questo è quello che vi dicevo prima sulle regioni. Dire strutturare la pagina per regioni significa dire che c'è un header in alto, tendenzialmente, un footer in basso, una barra di navigazione che può essere a sinistra in alto, e poi c'è un contenuto principale. Ora, la questione del contenuto principale è fondamentale perché una delle cose più necessarie per le persone cieche è lo skip link. Cos'è uno skip link? Banalmente è un link che di solito non è visibile su una pagina, ma che nel momento in cui arrivate sulla pagina e premete il pulsante tab, si dovrebbe aprire. Cosa fa questa cosa? Vi porta direttamente al contenuto principale. Per cui in questa maniera voi permettete alle persone cieche di andare a doversi rileggere tutto l'header, tutto il menu di navigazione del sito, prima di poter arrivare al menu principale, prima di poter arrivare al contenuto principale della pagina. Vi state facendo risparmiare magari anche un minuto o due a pagina. Non è poco. I form devono avere una struttura fatta bene, cioè devono avere dei campi in cui sia ben evidenziata la label, quindi in questo caso nome, cognome, email, e devono avere dei pulsanti che sono messi in maniera logica e da cui si capisca esattamente che cosa sto facendo. Ora, siccome io voglio farmi odiare dagli organizzatori degli UX Day e non voglio più parlare su questo palco, vi porto un esempio di una cosa che non funziona, è la home page sostanzialmente del sito degli UX Days. La fixiamo poi. Questa è la pagina sostanzialmente dell'iscrizione alla newsletter. Qui il problema fondamentale è questo. Io ho email, nome e cognome, che sono delle etichette, è corretto dal punto di vista dell'HTML, però il problema è che visivamente si trovano al di sopra della mia pagina web. Al di sopra, dei campi che io devo inserire. Per cui il risultato è che io faccio clic su email, inserisco la mia email, mi muovo sul campo nome, e il risultato è che avrò il mio nome, cioè il mio indirizzo email, e sotto la scritta email. Lo sistemiamo. Passiamo all'esempio successivo. Le persone ipovedenti. Le persone ipovedenti, mediamente, quando visitano le nostre interfacce, si trovano in una situazione di questo tipo. Hanno bisogno di ingrandire molto lo schermo per poter leggere il contenuto. Per cui il risultato è che in realtà loro quello che vedono di un'interfaccia che noi prepariamo, bella, pulita, è molto poco. Per cui quello che di solito fanno per aiutarsi è utilizzare la modalità ad alto contrasto, che ad esempio è nativa in Windows o comunque può essere attivata, andare a utilizzare degli ingranditori di schermo. Un'altra cosa che possono fare è aumentare la dimensione di base del carattere, che è sostanzialmente quello di cui parlava Raffaella stamattina nella sua presentazione. Alcuni utilizzano anche uno screen reader e in generale quello di cui hanno bisogno per l'appunto sono questi meccanismi. Una cosa importante per le persone ipovedenti in realtà è assolutamente necessario che l'ordine visivo, quindi l'ordine con cui si trovano gli oggetti nella pagina e l'ordine degli stessi oggetti all'interno dell'HTML sia lo stesso sostanzialmente. Questo perché? Perché sono delle persone che non sono cieche. Loro hanno un'idea della posizione degli oggetti sullo schermo, ma se voi utilizzate alcuni sistemi che permettono ad esempio di scambiare l'ordine degli oggetti, a queste persone voi costringete queste persone a saltare da una parte all'altra dell'interfaccia e quindi queste persone è facile che si perdano. Sempre solita situazione, non riesco a usare l'interfaccia, me ne vado. I discromatopsici.
quelli che banalmente chiamiamo daltonici. In realtà il daltonismo è una tipologia specifica di discromatopsia. La discromatopsia semplicemente è l'insieme di tutti quei disturbi della visione in cui c'è una difficoltà a distinguere alcuni colori. Non è una cosa poco diffusa in realtà, perché il daltonismo, quello in senso proprio, tra virgolette, colpisce una popolazione maschile che va dal 4 all'8%. Qui stiamo parlando del 2-4% della popolazione globale del pianeta, per intenderci. Per queste persone è fondamentale che le informazioni, non vengano date esclusivamente utilizzando un codice colore. Per cui bisogna trovare delle soluzioni alternative. Simbolini, altre cose, però diciamo che il colore da solo non basta e anzi diventa pericoloso. Questo è il motivo per cui nei semafori il rosso è sempre in alto e il verde è sempre in basso. Per le persone sorde o ipoudenti, queste persone hanno difficoltà a percepire le notifiche sonore. Banalmente, suona il cellulare. Una persona sorda non sente che suona il cellulare. Per le persone sorde o ipoudenti è importante avere in generale dei sottotitoli, oppure delle didascalie. I sottotitoli sono la trascrizione del parlato, sostanzialmente. Le didascalie, invece, sono le cosiddette descrizioni per i non udenti. Quindi non solo dicono qual è il contenuto del parlato, ma anche qual è il contenuto sonoro, ad esempio gli effetti sonori che ci sono in un film. A seconda di una cosa può essere utile, a seconda di quello che state, dell'interfaccia che state creando, può essere utile inserire l'una piuttosto che l'altra. E l'altra cosa per le persone sorde è che tenete conto che queste persone magari non parlano l'italiano come lingua veicolare, perché magari la loro lingua veicolare è la lingua italiana dei segni, e quindi l'italiano è per loro come se fosse una lingua straniera. Di cosa hanno bisogno queste persone? Sottotitoli, didascalie, segnali visivi, quindi per l'appunto non è che tutto quello che è visivo è brutto, segnali cromatici, non è che tutto il colore è brutto, segnali aptici. Segnali aptici sono banalmente la vibrazione del cellulare, cioè sono tra virgolette, dei segnali che sono di tipo fisico e che anche queste persone possono ricevere. Persone con disabilità vocali. Noi andiamo verso un mondo in cui, che meraviglia, abbiamo gli assistenti vocali che ci fanno tutto, sì, ma queste persone in realtà come possono interagire con un assistente vocale? Come possono chiamare un call center per avere maggiori informazioni? Hanno di solito queste persone, beneficiano di altri tipi di tecnologie assistive, ma hanno bisogno di modalità di interazione che sono diverse rispetto a quello che normalmente si utilizzano. Quindi attenzione anche a questa cosa, che sicuramente un'interfaccia vocale è utile per determinate cose, ma non può essere l'unica soluzione che risolverà tutti i problemi dell'umanità. Sicuramente non quelli delle persone con disabilità vocali. Disabilità vocale significa anche una persona balbuziente, banalmente, una persona che parla troppo velocemente, quindi dice una marea di parole per cui si impappina, io in questo momento. Persone con disabilità motorie. Qui la situazione è complessa. Tendenzialmente, come vi ho detto prima, ci sono persone che hanno più spesso una disabilità temporanea, una disabilità motoria temporanea piuttosto che non permanente. Ce ne sono vari tipi con vari gradi di gravità. Possono cambiare nel corso della giornata. Banalmente, la sera, tutti siamo più stanchi. Anche le persone che hanno una disabilità motoria saranno più stanche. Hanno bisogno di uno screen reader. In certi casi possono utilizzare un software di dettatura o un hardware specifico. Ad esempio, un software che permette di andare a tracciare i movimenti della pupilla e quindi, in sostanza, di andare a scrivere su uno schermo. Queste persone hanno bisogno, in generale, di interfacce semplici, che quindi possano utilizzare in maniera facile, e aree target ampie. Un'altra cosa che è molto importante per le persone con disabilità motorie è anche per queste persone la navigazione da tastiera. E qui ci tengo a precisare una cosa riguardo la navigazione da tastiera. Per una persona che naviga utilizzando la tastiera non esiste un sopra, sotto, destra, sinistra. Esiste soltanto un prima e un dopo, perché io posso muovermi soltanto avanti o indietro utilizzando la tastiera. È importante quindi testare le interfacce utilizzando esclusivamente la tastiera. E un buon modo per fare questo è, ad esempio, disattivare gli stili della pagina web. Torniamo al nostro simpatico esempio di prima. Questa bella interfaccia, pulita, simpatica. Ho provato a disattivare gli stili della pagina. Questo è l'HTML che salta fuori, sostanzialmente. Quello che compare è questo pezzettino qui in alto, questo pezzettino qui. Però tutto questo potenzialmente è qualcosa che salta fuori.
ma che può saltare fuori anche a un utente normale nel momento in cui c'è un problema di connessione e non riesce a caricare il foglio di stile. Per cui bisogna fare attenzione a queste cose. Anche questa la sistemiamo. Quasi in fondo siamo. Persone con disabilità cognitive. Qui ovviamente siamo nel mare magnum, tra virgolette, nel senso che ci sono persone che soffrono di disturbo di iperattività, per intenderci, piuttosto che persone che sono dislessiche, disgrafiche, discalculiche, disprassiche, persone che hanno altri tipi di disturbo, di disturbo dell'apprendimento, persone che hanno difficoltà linguistiche. C'è veramente di tutto. Di che cosa hanno bisogno queste persone normalmente? Di uno screen reader, che può essere utile in determinate, di software di dettatura, che sono molto comodi. Il software di dettatura è necessario per una persona che fa fatica a scrivere o per una persona dislessica. Però, ad esempio, io ho scoperto questa meraviglia del software di dettatura che effettivamente velocizza molto determinate operazioni. E in generale beneficiano di tutte quelle che sono le ottimizzazioni che vengono fatte per altri tipi di disabilità. In generale hanno bisogno di contenuti ben strutturati, di nuovo quindi di un testo che sia ben organizzato, di un linguaggio semplice e che il contesto sia in evidenza. Sul linguaggio semplice vi segnalo l'esempio della provincia autonoma di Bolzano, che hanno inserito in home page sostanzialmente un link che permette di andare a accedere a alcuni dei contenuti dei siti che sono scritti con un linguaggio che è estremamente semplificato e quindi comprensibile anche alle persone con disabilità cognitive, direi anche gravi. Siamo in fondo. Torniamo all'inizio, sostanzialmente, al titolo della presentazione, Para UX. Il titolo che io avevo dato, gliel'avevo dato perché io sono un grande appassionato di sport minori, tra virgolette, in particolare di Olimpiadi. Ecco, io penso che sia importante ricordarci che nel 1960 l'Italia è stato il primo paese che ha deciso di organizzare le Paralimpiadi, quindi dei giochi olimpici per le persone paraplegiche. All'epoca quella era la definizione. Oggi ovviamente sono coinvolte persone con un gran numero di disabilità diverse, quindi tante disabilità. Queste persone hanno delle capacità che per certi versi sono molto superiori alle capacità delle persone senza disabilità. Sicuramente un atleta paralimpico che corre in pista corre molto più velocemente di me. Quindi è difficile andare a capire dov'è il limite tra una persona con disabilità e quello che può fare e una persona senza disabilità e quello che può fare. La cosa importante da sapere però è che ci sono tante persone con disabilità che senza il nostro aiuto non ce la possono fare. E quindi quello che noi dobbiamo fare è impegnarci perché tutti abbiano una possibilità di realizzarsi. Grazie mille, spero che ci siano domande. Grazie Stefano, grazie mille. E se volete contattarmi, questi sono un po' di miei contatti. Sono anche sullo Slack del gruppo, mi sono iscritto ieri, per cui eventualmente può essere più utile anche eventualmente raggiungere. Abbiamo il tempo per mezza domanda, siamo stretti con i tempi. Immagino. Qualcuno ha una domanda? Ok, lì in fondo. Grazie. Ok, chi aveva la domanda? Grazie. Complimenti. Spento il microfono, acceso, non lo so. Per la presentazione. Grazie. Volevo chiederti se ci sono dei siti di riferimento a cui prendere ispirazione dove alcune di queste soluzioni sono già state implementate rispettando, diciamo, delle guideline che abbiamo visto, se esistono, se ce ne sono, perché immagino che ci siano degli overlap nell'andare a soddisfare le varie richieste. Per esempio, se disegno il sito per una persona ipoudente, magari mi perdo delle cose per quella ipovedente e quindi probabilmente dovrei creare uno switch per poter accedere alle funzionalità in maniera diversa. C'è qualche esempio in questo senso? Dunque,
difficile in realtà, perché molto poi dipende anche dai componenti che vengono inseriti all'interno della pagina. In generale, se uno vuole vedere, se uno ha bisogno di elementi semplici, io quello che consiglio sempre di fare è studiare semplicemente l'HTML. Quindi andare a vedere molto semplicemente come funzionano gli elementi nativi e come possono essere utilizzati. Quindi per delle soluzioni un po' più complesse, eventualmente esiste un'altra linea guida sostanzialmente, che sono le linee guida sulle web accessibility, della Web Accessibility Initiative, la cosiddetta ARIA, forse l'avete sentita perché ci sono degli elementi eventualmente. Esistono degli esempi sostanzialmente di pattern composti o comunque di delle librerie sostanzialmente a cui si può controllare o perlomeno a cui ci si può ispirare per quanto riguarda la possibile implementazione in maniera accessibile di queste cose. Però diciamo che si tratta di cose complicate. Siti web, bisognerebbe andare a cercare dei design system che sono stati creati in maniera molto bene con l'accessibilità in mente. Tendenzialmente uno può andare a guardare quelli che sono delle pubbliche amministrazioni, ad esempio quello dell'Italia è abbastanza buono, sicuramente è molto buono quello del Regno Unito, per cui eventualmente andare a cercare sul design system dei siti governativi del Regno Unito. Grazie. Un applauso a Stefano, grazie mille.